venuto un pochino decimato, non era capibile dopo il mondiale, però insomma è sempre una squadra di blasone, è sempre una squadra, però insomma già da ieri sera Bassano Lodi abbiamo già visto qualcosina di buono, sì. Quindi speriamo che anche queste due partite oggi ci diano buone sensazioni. Intanto vediamo subito che sensazione di Ciambella testa a testa con Grimalta, il risultato si sblocca subito, 34 secondi, 2 contro 1 del Barcelos e Santi Ciambella ha battuto il connazionale Vale Grimalta. Adesso vediamo Lodi, sta trovando un pochino di difficoltà a attaccare la zona, non siamo più abituati neanche, no, in Italia, ci sono pochissime squadre ormai che alternano la marcatura uomo, la marcatura zona. E un Lodi che però subisce adesso il secondo gol, fa fatica ad attaccare, però anche da un punto di vista difensivo è la seconda volta che scappa l'uomo del Barcelos e la difesa già l'abbiamo fatto ieri con Roberto Crudeli prima nell'intervallo della sfida tra Forte e Barcelos. Qua Giovannetti recupera palla, compagno non riesce a controllare, è una buona chance e occhio al Barcelos che riparte ancora Chiarido per Rocha, stavolta non inquadra la porta. Ho visto due squadre andare veramente forte. Qua Nahera, buono il diagonale, la respinta di Belchior, occhio però al Barcelos con Chiarido, Ciambella ancora tutto solo, Ciambella e riesce ancora a trafiggere Grimalt. Il 3-0 del Barcelos, la terza ripartenza perfetta della formazione portoghese. Chiarido, Gonçalves, poi parte Chiarido, disce palla con buona qualità al Barcelos, Valtiero Pedro Silva respinta. Sicuramente ai blocchi di partenza il Trissino è la squadra, sembra indicata ad essere... Eccolo, intanto, esatto, giustamente perché abbiamo lasciato un attimo la partita e come dicevamo con Massimo ieri, puntualmente arriva, l'azione la fa Pablo Nahera, facilizzazione. Però insomma il lavoro per Gigio continua, ancora 2 settimane piene per preparare il campionato e un esordio che sarà proprio a Viareggio il 12 di ottobre. Sì, il secondo tempo il Lodi ha sicuramente costruito un pochino di più, il primo tempo è stato di marca portoghese, è stato completamente dominato dal Barcelos e poi come dicevi te è mancata un pochino la fase di finalizzazione per poter cercare di rientrare in partita un pochino prima, però oggi è stata una buona gara, è stata una, sì, gara vera, c'è stato un ritmo alto, insomma le due squadre si sono affrontate a viso aperto, è stato un buon spettacolo. Un buono spettacolo sicuramente che fa da antipasto a quello che sarà la finale tra Forte dei Marmi e Bassano che si giocherà, lo ricordo, alle 17, quindi praticamente il tempo di far uscire Lodi e Barcelos e di far fare un po' di riscaldamento alle due squadre e poi sarà finale per il primo e secondo posto. Il Barcelos batte l'Amatori Vasken Lodi per